Questo presepe che vi invitiamo a visitare si trova a Geo, in Val Polcevera. Siamo parecchie persone, alcuni si occupano diciamo un po' del montaggio, altri si occupano della costruzione delle case, e chi fa i muretti, chi fa i ponti, sono parecchie persone, siamo almeno una quindicina di persone che collaboriamo per fare questo presepe. Tutti gli anni lo facciamo diverso, facciamo un'ambientazione diversa, cerchiamo di cambiare, però cercando sempre di rappresentare diciamo un po' le nostre zone, ecco, le case, le nostre zone che fotografiamo e poi costruiamo in modo identico, in modo che sia più fedele alla realtà possibile. Quindi quest'anno qua in particolare? Quest'anno in particolare rappresenta proprio la nostra zona, diciamo la collina che termina lassù col santuario del Monte Figonia, che termina col santuario della Guardia. Qui c'è la chiesa di Livellato, là è la chiesa di San Biagio, la collina che degrada giù verso il torrente Polcevera. E questo sarebbe diciamo un po' il torrente Polcevera che va verso il mare, laggiù in fondo si vede il mare. Alcune case di queste qui sono proprio case locali, in località Livellato, oppure nella zona di San Martino di Paravanico, Gazzolo, quella lì, una casa di Rivarolo. Insomma, cerchiamo di rappresentare soprattutto la nostra zona. Tutti gli anni cambiamo perché dobbiamo smontare tutto a fine presepe e lasciare libera la sala. L'anno dopo ricostruiamo nuovamente tutto, la struttura, e per allestire presepe impieghiamo circa 2 mesi, perché c'è molto da fare, insomma, sistemare la struttura, poi i torrenti, sistemare le case, fare i collegamenti, insomma tutto quello che c'è da fare. Queste tapine le abbiamo comprate e sono state rivestite dalle donne del posto, rivestite le hanno fatte loro, le hanno rivestite diciamo un po' con vestiti di una volta, degli anni scorsi, anni 20, 30, 40, insomma gli anni, quando esisteva ancora questo tipo di agricoltura, questo tipo di campagna. Mestieri sono i mestieri che c'erano una volta, tanti anni fa, il falegname, il corbarolo, c'è quello che fa le ceste, c'è diciamo un po' quello che taglia l'erba, che raccoglie il fieno, c'è il pagliaio, c'è il fienile, i campi sono arati come una volta, ci sono le varie attività agricole di una volta. Questo ponte che vediamo qui davanti. Questo ponte è stato diciamo un po' copiato così da. Ce ne sono diversi di questi ponti. Uno, questo qui in particolare, somiglia molto a quello che è in località Caie, dalle parti di Sant'Olcese. Ma ce ne sono anche a Voltaggio, ce ne sono anche a San Carlo di Cese. L'abbiamo rifatto con le pietre nere? Sì, l'abbiamo rifatto proprio con le pietre a scaglie, insomma tagliate a scaglie e incollate su una struttura di base, a una con la colla, con una pazienza certosino. C'è un signore che è proprio preposto per queste cose, per fare i muretti e questi ponti. Eccoci, parli un po' degli arredi interni invece, vedo che ogni casa c'è il suo arredo. Sì. Sono persone che si occupano di fare le arredi interni, che sono fatti diciamo un po' con l'arredamento che esisteva una volta, adesso non sono più queste cucine con lavelli di marmo, con quelle. Noi lo facciamo sempre con questo stile, no? Facciamo un presepe molto meccanizzato perché non è che ci piaccia tanto vedere quelle tappine che si muovono così un po' grottescamente, che sono un po'. E allora facciamo solo cose statiche, però molto fedele alla realtà, ecco.